La notizia è che San Severo ha dovuto sudare 7 camicie per portare a casa la posta in palio nella gara 2 di finale contro Palestrina, ma alla fine la standing ovation c'è stata e come per la squadra allenata da coach Salvemini, che ancora una volta sbanca il palo Falcone e Borsellino dopo 40 intensissimi minuti. Stavolta c'era da aspettarselo, la vittoria di gara 1 non doveva destare illusione alcuna, data la stanchezza fisica e mentale dei prenestini. Oggi i ragazzi di coach Ponticello hanno messo a dura prova i padroni di casa, gettando il cuore oltre l'ostacolo, ma non è bastato. Gli ospiti anche questa volta hanno dovuto arrendersi alla supremazia giallonera e deporre le armi sul 75-71. Coach Salvemini rompe gli equilibri iniziali, schierando i soliti Rezzano, Scarponi, Antonelli, Stanic e Ruggero. La prima frazione di gioco si apre con un'esplosiva penetrazione di Ruggero, che si ripeterà poco dopo con un piazzato dall'aria. Palestrina non rimane a guardare e trova il primo vantaggio al terzo con Rizzitiello. La squadra ospite alza i ritmi con un canestro dall'aria di Rossi. Palestrina prova a rimanere a contatto con l'appoggio a tabella di Rizzitiello, ma ad ogni canestro ospite ne corrisponde puntuale uno giallo-nero, per cui il primo quarto si chiude 22-13. Stessa musica anche nei minuti iniziali della seconda frazione, con una Palestrina rimasta nello spogliatoio sul tappin di Rezzano, seguito da un canestro di Sodero. Coach Ponticello è costretto a spendere il suo secondo timeout. Per gli ospiti il punteggio si muove con un mini parziale della combo Morici-Rizzitiello che vale il meno 9 prenestino. Sugli ulteriori canestri di Rizzitiello e Morici tocca a coach Salvemini chiamare il suo primo minuto per riordinare i giochi. Al rientro il siluro di Scarponi, i canestri ancora di Rizzitiello e Morici mantengono invariato il divario. Si va al riposo sul 41-43 con gli ospiti bravi a sorprendere i gialloneri in coda. Se il terzo quarto è assai equilibrato, la contesa si decide tutta nell'ultimo periodo. San Severo riprende l'ennesimo vantaggio con i canestri di Rezzano e Stanic, mentre Palestrina si affida al lungo Ochoa. Dal 38esimo Antonelli e Stanic definiscono dalla linea della carità le sorti di una partita che ha concesso continue palpitazioni al pubblico presente. Adesso la serie si sposta a Palestrina per gara 3, che si disputerà domenica pomeriggio.